C'erano una volta due fratelli che avevano una casetta gialla in mezzo a un prato pieno di fiori. Ciao, io sono Marta. Ciao, io sono Matteo. Idea, potremmo fare un orto. Sì, che bello! Ma noi non lo sappiamo fare un orto. Andiamo a chiedere al nonno a prendere gli attrezzi. E così i bambini andarono dal nonno a chiedere gli attrezzi per fare l'orto e gli diede il forcone, la vanga, la zappa, la rastrella e l'innaffiatoio. Ciao Marta, ciao Matteo, cosa state facendo con tutti quegli attrezzi? Stiamo cercando di fare un orto. Se volete vi posso aiutare io so tutto sull'orto, ci vivo. Allora aiutaci. Ma come ti chiami? Valentina, perché vado piano, piano, piano. Per prima cosa dovete togliere l'erba. Lunedì Marta e Matteo preparano il terreno. Per vedere come si fa a seminare. Per prima cosa dovete fare una buca, mettere il seme, coprire e bagnare. Marta e Matteo mercoledì piantano i pomodori, l'insalata, il ravanello, i fagioli, le zinne e i girasoli. Giovedì Marta e Matteo bagnano l'orto. Venerdì passa di lì una gabbianella. Uffa, ma quando ci vuole a crescere? Ci vuole tempo, pazienza. Passano tutti i giorni, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Ma un mattino... Ta-da! Piano piano le piantine iniziano a crescere. Adesso cosa ce ne facciamo con tutta questa verdura? Facciamo un'insalata. Sì, che bello, possiamo fare un picnic. Pietro, la gabbianella piccola, le due amiche lumache, Valentina la lumaca, e mangiarono tutti. Dopo pranzo tutti insieme giocavano a calcio. Yeah!